E poi cercherò di far decidere a voi nella vostra mente se secondo voi tutto quello che fa una mamma lo può fare un papà, sono due ruoli che sono diversi, esiste la differenza tra maschi e femmine anche dal punto di vista della personalità, dell'attitudine, oppure è soltanto una differenza genetica, ma tutte le altre cose derivano dall'ambiente, dalla sovrastruttura, da quello che la società si aspetta da noi. Da un punto di vista genetico, maschi e femmine sono diversi perché in tutte le nostre cellule abbiamo 22 cromosomi che sono due coppie uguali. Uno lo riceviamo dal papà e uno lo riceviamo dalla mamma. Però c'è una coppia di cromosomi in ognuno di noi che invece non sono uguali nei maschi e sono uguali nelle femmine. Quindi tutti quanti abbiamo 22 coppie di cromosomi uguali e poi però i maschi hanno la X e la Y. E le femmine hanno due X, perché i maschi hanno ricevuto una X dalla mamma e una Y dal padre, e le femmine hanno ricevuto una X dalla mamma e una X dal padre. Questi due cromosomi sono completamente diversi, la X e la Y. Le femmine hanno le due X e i maschi hanno la X e la Y. Il cromosoma Y, che è il cromosoma che identifica il sesso maschile, che fa di un feto un maschio, di uno zigote nel momento in cui si unisce lo spermatozoo, se lo spermatozoo con l'ovocellula, con l'uovo della mamma, se lo spermatozoo ha portato la Y farà di quel bambino un maschietto, se ha portato la X farà una femminuccia, mentre la mamma mette sempre la X, è molto più piccolo la Y, è addirittura un terzo della X, quindi i maschi hanno un cromosoma più piccolo che contiene molto meno geni, contiene 90.